Buongiorno ragazzi, sono già pronta per filmare un video perché oggi oltre a questo vlog filmerò un altro video sponsorizzato. Naturalmente devo truccarmi, sono qua nella mia postazione make up e nel frattempo sto facendo colazione, sto sorseggiando uno dei miei smoothie. Questo è con mango, banana, spinacino e semi di chia e latte di mandorla, buonissimo. Inizio con il primer, questo è quello di Too Faced, il Primed and Poreless, che ancora non sono riuscita a decidermi se mi piaccia oppure no, perché a volte funziona con i miei fondotinta, a volte no, quindi è sempre un po' un terno al lotto. Poi come fondotinta useremo il nudissimo colore 243C di Diego Dalla Palma. Ho acquistato due di questi fondotinta perché li adoro veramente, come, infatti è nuovissimo, devo, ok, come, sia come colorazione che come durata, come coprenza, sono veramente i fondotinta ideali per me. È il fondotinta ideale per me, parlo al plurale. Molto spesso tra l'altro mi dite: Nicole, ma perché parli il plurale? Parli al plurale, parli al plurale, ok, ce la posso fare. E mi dite: ma perché parli al plurale? Ma perché dici ci trasferiamo, andiamo? Ragazzi, perché io parlo come se fossi, cioè come se voi foste qui con me. Ok, quando io vi dico ragazzi dobbiamo andare perché noi, voi venite con me con la videocamera perché siete dall'altra parte dello schermo, ma mi seguite nelle mie giornate, quindi io dico dobbiamo andare. Ma questo intendo, anche se intendo, anche se sono solo io. Comunque oggi per me è il terzo giorno di quarantena, perché sono arrivata venerdì, quindi sabato, domenica, lunedì è il terzo giorno per me di quarantena. Vi devo dire che, boh, non lo so, non cambia molto rispetto a prima, perché comunque cerco di stare a casa, anche se, cioè anche quando non ero in quarantena cercavo di stare a casa, se appunto non ho particolari motivi per uscire. Però è un po' strano il fatto di non poter andare neanche tipo a buttare l'immondizia, oppure non potermi fare un giretto in bici qua attorno, boh, non lo so, è strano. Però in realtà niente in confronto al lockdown che ho dovuto fare in Italia e che tutti ci siamo dovuti fare. Comunque ho sentito che in Italia, allora per esempio il Friuli Venezia Giulia è tornato zona gialla, il che mi fa molto piacere. Il giorno dopo che io sono tornata è tornato zona gialla, praticamente ho portato fortuna, diciamo così. Ma ditemi invece com'è la situazione da voi, perché mi sa che quasi tutte le regioni, a parte l'Abruzzo, vero? Sono zona gialla, tutto ad un tratto. Insomma, ottime notizie. Sembra che i numeri stiano andando in meglio anche in Italia. Fatemi sapere com'è la situazione da voi, come la state vivendo. C'è qualcuno, tra l'altro, come me in quarantena in questo momento o in isolamento che non può uscire? Facciamoci compagnia, ragazzi. Scrivetemi come ve la state passando voi. Io potrò uscire nuovamente il 15. Il 15 di dicembre sarà il mio 11° giorno e quindi potrò finalmente uscire e ho un sacco di cose da fare poi in realtà ad Amsterdam, quindi sto rimandando tutto quanto per il 15 ed il 16 in realtà, perché in quei due giorni, entrambe le giornate, dovrò andare ad Amsterdam. Altra cosina che volevo dirvi ragazzi è che ho deciso di non rifare, lo so è scioccante, di non rifare i capelli rosa. Adesso vi spiego perché. Allora, mi piacciono tantissimo, infatti quando mi dite Nicole ti stanno benissimo rifatteli, io sono strafelice, perché anche a me piacciono tantissimo, vi dico proprio la verità, adoro tanto, mi piacciono tanto. Il problema è che uno, se continuo a rifarli mi seccano i capelli, ma non è tanto quello il problema è che è molto molto difficile vestirsi, cioè abbinare gli abiti ai capelli rosa, perché tanti, cioè con i capelli biondi o con i capelli bruni, castani, neri, insomma, sono comunque colori neutri, quindi in realtà tutte le colorazioni di tutti gli outfit stanno bene, ma se io ho i capelli rosa e voglio mettere una maglia verde, cioè capite che non va bene, quindi è così tanti, cioè è come il verde, tanti altri colori o, cioè devo stoppare, non devo indossare quando ho i capelli rosa, perché appunto a parte il bianco, il nero, il rosa, il grigio, eccetera, colori neutri, secondo me, almeno su di me, poi ovviamente sono gusti, però su di me non mi piace avere i capelli rosa ed essere vestita colorata, quindi tendo sempre a puntare più su colori neutri, però alla fine
mi dispiace limitare il mio guardaroba, però ho provato cipria. Ok, userò questa di Benefit, la Dr. Feel Good. Ho provato a vestirmi colorata con i capelli rosa, però non mi ci vedo proprio, non lo so, non mi piace. E quindi ho deciso di non rifarli la prossima volta. E quindi torneremo al biondo, ragazzi, che adesso sono tipo una specie di via di mezzo tra il biondo e il rosa, che non si può tanto vedere. Ma ve ne siete accorti, il colore se ne va molto in fretta, quindi è anche molto difficile da mantenere il rosa, perché appunto è un colore che tende a sbiadire, si lava via facilmente con gli shampoo. E quindi sì, la prossima volta che vado dal parrucchiere ho tutte le intenzioni di togliere il rosa e tornare al mio biondo, anche se non escludo di rifarlo in futuro, magari un futuro neanche troppo lontano, però non per il momento, almeno non per il momento. E ho deciso, allora, uno, visto che mi avete consigliato in 700 milioni tipo di non tornare da quella parrucchiera, perché che poi non vi ho raccontato neanche tutto, ragazzi, cioè continuava a dirmi tipo: tu hai i capelli, cos'è che mi ha detto? Mi ha detto: tu hai i capelli mori, cioè come i miei, mi diceva, e lei aveva i capelli proprio neri, e io, cioè cosa? E tipo, e continuava a dirmi: ma io preferisco così il taglio, io preferisco così il colore. Io pensavo: sì, ma i capelli sono i miei, ci devo andare in giro io con questi capelli, devono piacere a me. A parte che mi ha fatto aspettare 20 minuti nonostante io fossi puntualissimo per il mio appuntamento, però boh, quello può succedere. Però proprio non so come spiegare questa cosa, ed è difficile, però proprio a pelle, non so, ho paura di tornare là e che mi faccia qualcosa che non mi piace, però che a lei piace, ma che a me no, e quindi non lo so. Mi devo dire però che con l'extension è stata molto brava, perché non mi danno alcun tipo di fastidio, non si vedono, anche se vorrei che le avesse attaccate un pochino più in alto, perché appunto io le avevo detto che metto l'extension per il volume, non per la lunghezza, quindi ha senso metterle più in alto se uno appunto le mette per il volume. Però credo che aggiungerò un'altra riga, come si dice, un'altra fila di extension, quindi metterei queste un pochino più in alto e poi un'altra, appunto un'altra fila un pochino più in basso. Però non andrò sempre da quella parrucchiera, andrò da un'altra parte, onestamente, perché non mi sono mai sentita dire determinate cose, cioè tipo: io preferisco così. Ah sì, no, ma e poi alla fine di solito il parrucchiere ti dice: ok, che tipo di piega vuoi alla fine? Vuoi una piega liscia? Vuoi una piega ondulata? Vuoi una piega riccia? Che tipo di piega vuoi? E mi ricordo che lei alla fine, dopo che aveva finito di applicarmi l'extension, non ve l'avevo neanche raccontata sta cosa, perché in realtà, cioè, e alla fine vedo che lei finisce con l'extension e chiacchierava con gli altri, boh, e vedo che finisce con l'extension e non mi chiede che tipo di piega vorrei, ma io pensavo che forse dovesse tipo ancora preparare i capelli prima di andare a farmi la piega, non lo so, e quindi l'ho vista che con la spazzola me li stava lisciando, e io ad un certo punto le dico: ma mi stai lisciando i capelli? Perché io in realtà volevo una piega mossa, che poi era la stessa che avevo quando sono entrata nel salone, che faccio spessissimo, quindi se vado dal parrucchiere, quando ho i capelli di questa lunghezza li voglio sempre mossi, con le punte dritte, lo sapete, le mie onde classiche. Tra l'altro vi devo fare anche il tutorial su Reels su Instagram, e quindi ho visto che lei mi stava lisciando i capelli, a un certo punto le dico: ma mi stai lisciando i capelli o li stai ancora sistemando per la piega? Perché io vorrei questa piega, e le faccio vedere la foto, e lei mi dice: ma io li preferisco lisci sulla tua lunghezza. E io le dico, cioè non sapevo cosa, cioè non sapevo come dirglielo senza, perché mi vergogno sempre tanto, non so perché, mi vergogno, mi dispiace dire no, ma io preferirei così, no? E allora lì ho cercato di dirle: ma no, ma io voglio, cioè faccio sempre questa piega così mossa. E lei di nuovo: ma io li preferisco dritti. E io lì ho insistito, perché io volevo la piega mossa, cioè mi dispiaceva, ma le ho detto: no, 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 guarda, io preferisco così. E lei mi fa: ma io te li ho lisciati fino adesso. E io ho pensato: ho capito, ma non mi hai chiesto niente, cioè se tu me l'avessi chiesto. Non è stata un'esperienza tanto, non lo so, sì, non mi sono trovata proprio benissimo
più per il carattere, secondo me, di quella parrucchiera che della sua bravura. È proprio... non lo so, certi parrucchieri, ma non mi è mai capitato onestamente una cosa del genere, di sentirmi dire più e più volte io preferisco così, io preferisco così il colore, io preferisco così la lunghezza, io preferisco così la piega, perché alla fine tu puoi, cioè, i gusti sono gusti, quindi è inutile che lei dica ai clienti che cosa preferisce, perché alla fine il cliente, se preferisce qualcos'altro... E quello deve avere, no? Quindi, non lo so, non mi era mai capitato. Però poi sono andata a leggere le recensioni del salone ed ho visto che, cioè, in realtà ero già andata a leggerle prima, però avevo visto che appunto tutti dicevano bravi, bravi, però avevo visto che alcune recensioni dicevano di come una ragazza che lavora lì, appunto, praticamente non ti ascolta tantissimo, è brava però non ti ascolta e fa un pochino quello che piace a lei. E io mi sono beccata esattamente questa parrucchiera, infatti posso proprio testimoniare che è così. Ma adesso ho trovato un altro parrucchiere che è molto molto bravo, molto rinomato qui, e prenderò appuntamento lì per andare appunto a togliere il fucsia, cioè il rosa, per togliere il rosa e per mettere un altro filo di extension. Ok, trucco completato ragazzi, ho messo questo rossetto nude rosato di Banana Beauty che adoro. È super strano perché il mio labbro superiore è piccolissimissimo adesso in confronto a prima, mamma mia. Da quando ho sciolto il filler mi devo veramente riabituare, però si sta ancora riassorbendo, quindi per i prossimi 10 giorni ancora... si ridurrà. Comunque questo è il trucco di oggi, molto easy, tantissimo mascara, fatto le sopracciglia con il kit Benefit e appunto rossetto. Non ho messo ombretti oggi, adesso devo solo sistemare i capelli che sono un po' un disastro e poi filmo. Video sponsorizzato filmato ragazzi, molto carino, mi è piaciuto tantissimo. Di solito molto raramente faccio video sponsorizzati 100%, però mi è piaciuto tantissimo sia l'idea, vi faccio vedere, sono questi gioielli, non è sponsorizzata questa parte, ve li facevo vedere perché poi vedrete anche il video dedicato, e appunto hanno tantissimi temi diversi, sono fantastici secondo me sia come regalo a se stessi che ovviamente per Natale. E insomma, quindi mi è piaciuto moltissimo il messaggio che tanti appunto tanti di questi temi hanno. E spero che vi piacerà il video. Adesso metto un po' a posto perché, come vedete, quando filmo qui in questo studio metto sempre la scrivania qui a metà, che non è proprio comodissimo perché non riesco neanche a passare, quindi adesso mettiamo un attimino a posto e poi vado subito a mandare le tracce del video sponsorizzato che ho filmato all'editor, perché pochi sono i video che mi sono resa conto posso affidare all'editor. Sono di solito video quelli un pochino più speciali, non sono video di make up perché voglio farli io, ci tengo, non sono i vlog perché anche lì è più che altro per le tempistiche, perché li finisco sempre molto tardi, quindi quando ho possibilità di mandare qualche video all'editor lo faccio, perché mi sono resa conto che appunto, ma già ve ne avevo parlato di questa cosa, ma inizialmente speravo di poter far fare tutto a lui, ma mi sono resa conto che sono talmente perfezionista e pignola che alcune cose devo farle per forza io, perché altrimenti il risultato non è esattamente come quello che voglio, quindi devo per forza farli io. Però questo in collaborazione è assolutamente un video che può fare lui, che ci mette anche qualche effetto carino, qualcosina che io non sono in grado, quindi adesso appunto mettiamo un pochino a posto queste cosine e poi vado a mandare le tracce all'editor e a rispondere a tantissime email che sono rimaste indietro la settimana scorsa che ero in Italia. Ah, e ragazzi, notizia bomba, ho acquistato una nuova videocamera, perché questa veramente è stata, cioè, confermo quello che vi avevo detto qualche giorno fa in un vlog, è stata l'acquisto più mal fatto veramente. Io ho trovato un sacco di recensioni positive riguardo appunto alla Canon G7 X Mark III che sto usando in questo momento, è nuova perché ce l'avrò da 2 mesi, forse 3, una roba del genere, ma ragazzi, io non so chi abbia potuto lasciare recensioni positive su una videocamera che va costantemente fuori fuoco senza un motivo. Non mi era mai capitato con nessuna delle videocamere e fotocamere che ho avuto, quindi la vendo assolutamente. E ho comprato una nuova, ma non vi dico niente adesso, vi dirò più avanti, però l'ho comprata, mi arriverà tra pochissimi giorni e userò quella sia per i video statici
quindi quelli in cui sono ferma sulla videocamera, sto sul treppiedi, che per i video dinamici come i vlog. Mi è stata consigliata da Marta, tra l'altro, quindi, ma già la conoscevo, so che è un'ottima videocamera e non vedo l'ora che mi arrivi, così questa la lancio fuori dalla finestra. No, in realtà la vendo, però in modo, insomma, avete capito, se non la vendessi sarei molto tentata di lanciarla, ecco, dalla finestra. Quanto è bello vedere l'albero di Natale, bellissimo, a parte che in giro c'è tutto un casino, ma è bellissimo vedere l'albero di Natale. La tastellina che fa la nanna, tastellina. Oggi non vi faccio uscire, gattoni, perché c'è il diluvio fuori. Il diluvio universale, non mi sembra il caso, sì, il tempo è molto molto grigio e quando mi sono svegliata praticamente era buio. È super 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 buio oggi e c'è un tempaccio proprio da rimanere a casa sul divano. Sto preparando intanto gli scatoloni perché sono tutti appiattiti, avete visto ieri in garage, sono tutti appiattiti, quindi appunto devo ricostruirli con lo scotch, li faccio tutti doppi per sicurezza, e questi ne ho costruiti tre e adesso andrò su gatta stellina. A gatta stellina piacciono tantissimo gli scatoloni. E questi li porteremo adesso su, così inizio ad inscatolare e mettere via le cose estive. Intanto pensavo dalla cabina armadio, perché comunque sono cose che al momento sicuramente non mi serviranno nel mese di dicembre, quindi sono cose che già so che per altre tre settimane e anche mesi sicuramente non mi serviranno. Quindi adesso, uno per uno, penso di portarli su questi scatoloni. Nel frattempo avevo già fatto un po' di decluttering e queste sono tutte le cose che darò via. Volevo inizialmente darle ad un'associazione che mi ha consigliato De Melza, ma poi la ragazza delle pulizie che viene qui una volta a settimana, lei è del Ghana, è africana, e tra un po' arriva qui, è riuscita, insomma, a fare in modo che anche sua sorella possa raggiungerla qui, e mi ha chiesto se posso darle qualcosina perché hanno bisogno, e già le ho dato diversi trucchi, creme, ed era contentissima, quindi adesso sto preparando appunto le cosine che darò a lei e a sua sorella. Secondo me lei si aspetta che io le dia tipo, non lo so, un giubbotto e una tuta, invece si ritroverà 5 borse di roba, quindi sarà contentissima. E quindi adesso queste le metteremo in probabilmente le farò uno scatolone, non lo so, adesso vedrò. Comunque quelle le metterò, non le inscatoleremo perché appunto non verranno con me, e qui adesso metterò tutte le cose estive, dice anche il mio cellulare, tutte le cose estive che sono qua. Sicuramente possiamo inscatolare anche le gonne lunghe estive. Queste sono quelle invernali, ne terrò un paio fuori per la vigilia e per Natale. Altri vestiti estivi che posso scatolare. Quindi direi che questo adesso lo svuotiamo. Mi chiedete spesso che cosa uso. Allora, questi che sono gli stessi che ho anche per le borse e per le scarpe in questo momento, sono Billy di Ikea, sì, Billy, mi è venuto il dubbio per un secondo, sono Billy di Ikea e teoricamente sarebbero delle librerie, però se avete il piede fino, diciamo, io ho il 40, quindi se le mie scarpe qua ci stanno, a meno che non abbiate, sicuramente ci sta anche il 41, a meno che non abbiate piedi ancora più grandi, potete usarle anche come scarpiere, o appunto io le uso anche per i vestiti o per le borse, mentre l'altra parte del mio armadio, che è molto più profonda, queste sono invece pacche. Cioè questo è l'armadio PAX di Ikea, che è componibile, e il mio naturalmente è senza le ante. Detto fatto, ragazzi, ho svuotato quello scomparto lì e poi tutti questi in basso, e la libreria Billy è vuota, e nel frattempo ho preparato questa pila di scatoloni, penso che arriverò tipo fino al soffitto. Questo specchio, tra l'altro, non so se lo terrò oppure no, vedremo. Adesso chiudo anche questo scatolone perché sono tutti e tre pieni, e dopodiché andiamo a prepararne altri. Nel frattempo è arrivato il corriere che mi ha portato questo pacchettino natalizio di Givenchy, ma non vi faccio vedere qui l'unboxing, ve lo farò vedere su Instagram, quindi seguitemi su Instagram
per sapere che cosa c'è all'interno di questa busta. Sono troppo contenta, ogni volta che mi arrivano le cosine Givenchy salto la felicità, perché adoro, adoro questo brand. No ragazzi, non potete capire la felicità. Allora, sono qui al computer perché nel frattempo l'editor mi ha mandato il video, quindi adesso l'ho caricato, non ci ha messo tantissimo, una quindicina di minuti, e adesso lo apro nel programma di montaggio e vado a fare le ultime modifiche, le ultime cosine, perché anche se su alcuni video ho un editor, sono sempre io poi a controllare e verificare tutto quanto, sapete quanto ci tengo il mio canale. E nel frattempo mi sono detta, ho un pochino fame, ordiniamo magari qualcosina. Ragazzi, mi sono resa conto che da oggi, perché ieri non c'era, ve lo posso garantire, da oggi McDonald's fa consegne qui. Prima non c'erano le consegne di McDonald's ad Alkmaar, e quindi ragazzi, cioè, io non posso vedere questo e non ordinare, capite? Cioè, è destino che ho controllato, ragazzi, è destino. Le cosine che ordino al McDonald's qui sono sempre le stesse: fish filet menu con le patatine grandi, la coca zero, il ketchup, anche se ne mangio veramente poco di ketchup, lo sapete, non sono un amante delle salse. Però l'unica cosa che non c'è, poi prendo anche i nuggets di pollo a volte, l'unica cosa che non c'è, che mi piace tantissimo, che in Italia prendo sempre, il toast. Qui il toast non esiste, non è mai esistito, e mi manca, se siete in Italia andate al McDonald's e prendete un toast per me. Quindi quello che prenderò appunto sarà fish filet menu grande con coca zero, ketchup e... A questo punto, qui c'è anche il panino veggie, però non so se mi ispira tantissimo. E, in alternativa potrei prendere, ci sono anche i cheese snacks. Non so se ci sono questi in Italia, cheese snacks, però mi ispirano. Potrei forse prendere quelli. L'Happy Meal, che prendo solo se ci sono le sorprese belle, tipo Hello Kitty o Barbie. Ok, mi sa che prenderò il menù con il burger di pesce e poi questi cheese snacks. Una domanda ragazzi, sono io che mi ricordo male o in Italia esistono anche i chicken McNuggets da 6? Perché qui ci sono solo da 9 o da 20, ma mi sembra di ricordare che in Italia ci sono anche da 6. Boh, vabbè, prenderò quelli da 9. Non lo so, correggetemi, magari mi sbaglio io, ma mi sembrava. Ok, prendiamo questi. Non posso non prendere anche qualcosina di dolce al McDonald's, ragazzi. Da quando sono qua non ho mai potuto ordinare. Potrò ordinare da Amsterdam, ma pensavo che non arrivasse mai. Qui la possibilità ad Alkmaar invece c'è. Allora, i gelati che abbiamo qua sono... C'è il McFlurry Strawberry Cheesecake con salsa di fragole. Poi abbiamo McFlurry Twix con salsa al caramello, no vabbè ragazzi. Poi c'è il McFlurry M&M's, però sono quelli con le arachidi, che non mi fanno impazzire. Il sundae al caramello, adoro. Poi c'è il McFlurry Oreo, sundae al cioccolato, sundae fragola. Penso che proverò, sono un po' indecisa tra la strawberry cheesecake e il Twix, ma penso che proveremo il Twix stavolta ragazzi. Però volevo prendere le ciambelle, ma qui non sono ordinabili le cosine del McCafé, quindi niente ciambella, ho preso il McFlurry Twix. Il video è a posto, ho fatto le ultime modifiche, lo sto già caricando su YouTube, così lo manderò in revisione al brand. E nel frattempo, giusto in tempo, appena ho finito, che cosa mi è arrivato ragazzi? Ta-da! È arrivata la cena! Evviva! Spacchettiamo! Perché voglio mangiare subitissimo. Ho una fame da lupi. Si è un po' rovesciata la Coca-Cola, infatti ne manca un bel po'. Ho dovuto pulire un attimo il tavolo. Abbiamo le patatine fritte, appunto, large. Poi, ovviamente, il mio fish filet panino, che mi rendo conto sono l'unica ad ordinare. Ogni volta me lo dite, Nicole, sei l'unica che mangia il panino al pesce al McDonald's. E come al solito ho preso il pesce, il formaggio, ma rigorosamente no salsa. E poi questi dovrebbero essere gli snack al formaggio. Sì, sono tipo dei mini saccottini. Assaggiamone subito uno. Molto buoni ragazzi, molto dolce il formaggio, mi piace. E poi qui ci sono i McNuggets appunto da 9, che da 6 qua non esistono. Buon appetito. E mentre mangio guardo un video vi faccio vedere, lei è Yumna
mi sa che si chiama, si pronuncia Yonna Yinton, ed è questa youtuber che vive nel nord della Svezia e fa dei video veramente meravigliosi che mi rilassano tantissimo e ve la super super consiglio. Era buonissimo ragazzi il McDonald's, secoli che non mangiavo McDonald's e oggi ci stava troppo, adesso devo dare la pappa a qualcuno. Sì? Sì? Che cos'è questa disperazione? Mm? Io le vedo lì le crocchette, non mi sembra che stiate morendo di fame voi due. Volete la pappa morbida? Sì, lo so, adesso arriva la pappa morbida. Ho preparato la scatoletta sempre al Monature e questo è petto di pollo. Ecco qua gatti, gatta Stellina e gatto Denver. Gatto Denver, quello è tuo, lascia stare. Oh, bravo gatto Denver, bravo. E come al solito, a parte vabbè il computer che sto guardando un video su YouTube, ma... il silenzio, quando gli do la pappa morbida, il silenzio. Visto che vi era piaciuto così tanto, gatto Denver cacciatore, ve lo ripropongo. Notare come stia disteso perché non muove le zampe dietro. Non c'è la forza, gatto Denver. Che bravo, gatto Denver, che bravo questo gatto cacciatore. Oddio, gli fa l'agguato. Che bravo, gatto Denver. Che bravo, gatto Denver. Che bravo. Come sculetta, mi fa morire. Come sculetti, gatto Denver. Bravo, gatto Denver, bravo. Hai vinto, gatto Denver, bravo. Bravo. Bravo, caro Remo. Bravo, 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 bravo. Ok, questi sono i progressi. Ho riempito alla fine 1, 2, 3, 4, 5 scatoloni chiusi, sigillati, pronti. Alla fine non ho svuotato solo questa parte, ma ho svuotato un pochino anche dall'armadio invernale, perché comunque mi trasferisco tra 20 giorni praticamente, quindi non penso che userò tutti i maglioni che ho, quindi lascerò fuori giusto una quindicina di maglioni, poi il resto lo inscatolo. E dopodiché ragazzi passeremo qui ai cappotti e alle giacche, e poi lassù sciarpe, cappellini, guanti e poi ancora i gioielli, e con questa stanza abbiamo finito. E questa invece, che ovviamente devo lavare e sistemare, è la montagna di roba che darò alla ragazza appunto che fa le pulizie e a sua sorella. Sto lavorando al computer ragazzi, nel frattempo ho visto un commento di una ragazza su Instagram, un messaggio privato in realtà, non un commento, in cui mi descriveva, e me ne arrivano diversi di messaggi del genere, dopo che ho fatto i miei video, appunto i miei due video sul narcisismo e su questo disturbo della personalità. Ho ricevuto tanti commenti simili di ragazze e di donne che si sono riviste molto in quello che raccontavo appunto in questi due video, che si sono un po' riconosciute nella situazione. E quello che mi dispiace è che per la maggior parte delle volte quello che mi scrivete è che non sapete come uscirne e mi chiedete come ho fatto io ad uscirne. E l'unica risposta ragazze, che è dura, ma se fosse facile, nel senso, non sarebbe una lezione di vita così importante. L'unica risposta che posso darvi è che dovete farlo con le vostre gambe, nel senso che dovete essere voi a decidere, perché siete voi a dover decidere per il vostro benessere, non dovete aspettare che lo faccia qualcun altro per voi, ma siete voi che dovete decidere prima di tutto di voler uscire da questa situazione, perché mi rendo conto e so benissimo che è molto difficile, però non c'è nessun altro modo e non c'è nessun'altra via se non quella di decidere definitivamente che ne avete abbastanza, che vi è stato fatto abbastanza male e che no more, e dovete arrivare a quel punto
E io mi auguro per tutti che quel punto arrivi presto, perché credetemi, più tempo perdete con una persona del genere, che ripeto, sono persone pericolose, peggio è per voi, per la vostra sanità mentale, fisica, per tutto. Informatevi perlomeno se volete iniziare questo, perché comunque è un percorso, ok? Se volete iniziare questo percorso di rinascita, chiamiamola così, iniziate ad informarvi, guardatevi i video su YouTube, io ne farò altri in cui risponderò alle vostre domande, anzi se ne avete lasciatemele qua nei commenti, io appunto ne farò altri, in modo, perché ho visto che serve tanto, ce n'è tanto tanto bisogno, e vedo che non tantissimi canali italiani ne parlano, ce ne sono ma non tantissimi. Informatevi appunto su YouTube, informatevi su Google, leggete. Quello che posso dirvi io è che dovete essere voi a decidere di averne abbastanza e andarvene senza cadere poi nelle trappole dell'altra persona quando verrà a cercarvi, perché vi spiegavo nei miei video appunto che di solito così funziona. Quindi la cosa appunto che io posso dirvi è che dal momento in cui vi liberate di quella persona è tutto in salita, ok? Quindi questo ve lo posso assicurare, anche se vi può sembrare magari di no il primo periodo, vi può sembrare di no, ma vi posso assicurare che è così. Anche perché siete in tante a scrivermi e siete giovanissime, e io vorrei dirvi, ma voi vorreste stare nella stessa situazione tra 20 anni, quando ne avrete 45 di anni? Volete passare la vostra vita con una persona che vi denigra, che vi umilia, che vi fa sentire sbagliate, che vi fa sentire non abbastanza? Non credo vogliate questo. Volete forse costruire una famiglia con una persona del genere? Queste sono un po', secondo me, le domande che mi ero fatta io nelle mie esperienze, e le domande che mi hanno aiutato a capire che no, non era quello che volevo. Quindi ragionateci su questo e appunto informatevi sull'argomento più che potete. Fatemi sapere sempre appunto se avete domande, perché voglio fare un video dedicato proprio soltanto alle vostre domande su questo argomento. E niente, mia family, io adesso mi sa che vi saluto, scusatemi per questa parentesi che non c'entrava con il mood del vlog e tutto quanto, però ci rimango talmente male quando vedo messaggi di ragazze che poi vedo dalle foto sono anche bellissime, no? E dico, cavolo, sei bellissima, sei giovanissima, non sai quanto vali e ti fai trattare così. Ed è una cosa che mi fa una rabbia, che ci siano persone che si approfittano di ragazze così. E poi io qui su questo c'è proprio una cosa che io ho questo senso di ingiustizia, che quando una cosa la reputo ingiusta mi fa una rabbia infinita, che perché non riesco a comprendere, non riesco a capacitarmi, non riesco, quindi specialmente quando si tratta di mie follower che magari vedo e sento da tanto tempo, e comunque in ogni caso non vorrei, ecco, cerco sempre di rispondere se mi arrivano messaggi del genere, ovviamente, ma non riesco purtroppo sempre a rispondere a tutte, quindi appunto preferisco magari parlarne in un video. E niente, scusatemi questa parentesi. Quindi mia famiglia, adesso mi metterò a montare questo video, così andrà online domani sempre 17:30 puntuale. Vi mando un bacio grandissimo, vi voglio bene, venite che vi abbraccio forte forte forte, e noi ci vediamo domani. Ciao.